Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kae. Io sono il Master Kae, il vostro ospite su questo canale. La costruzione di per sé è completa, adesso dobbiamo cominciare a dipingerlo per poterlo poi schierare. Quindi procuratevi dei guanti per non macchiarvi, delle bombolette spray di colore per dare al fondo, dei botticini e dei pennelli per dare i colori di base. E naturalmente un balcone, non vorrete mica usare questo in un ambiente chiuso. Prima cosa, prima di passare alla pittura vera e propria, bisogna dare una base al modello. Per questo bisogna usare vernice spray, bombolette, e quindi mi sono dovuto spostare all'esterno. Non è un lavoro che volete fare al chiuso, a meno che non vi piaccia per qualche motivo respirarvi la vernice. Per prima cosa, una mano uniforme di nero. Qua abbondate e fate attenzione che la vernice debba andare in tutti i recessi. Non è una miniatura, quindi potete anche calcare la mano pesante, non ci sono dettagli così piccoli che possano venirne coperti. Fate soprattutto attenzione a riempire bene l'interno. Come vedete, il polistirolo non viene danneggiato alla vernice, essendo stato ricoperto da una mano di vinavil, come abbiamo visto nel video scorso. Una volta che avete dipinto tutta la superficie di nero, passiamo al secondo colore, in questo caso il grigio. Il grigio sarà la tinta base. Per la seconda passata non andate invece troppo pesanti. Cercate di tenere la bomboletta più lontana e fate passaggi più veloci. Fondamentalmente cercate di usare la bomboletta come se fosse un rudimentale aerografo, in modo che resti del nero nei recessi e che la superficie grigia non sia uniforme. Questo darà un effetto pietroso, darà un effetto cemento all'intera struttura. Se avete fretta, finite queste due passate, l'elemento scenico potrebbe anche considerarsi pronto. Non c'è bisogno di fare ulteriori dettagli, sarà evidente, si capisce cos'è e anche quel minimo di mano di colore. Naturalmente noi non ci fermeremo qui. Una volta dati i colori di base, torniamo all'interno e cominciamo la pittura vera e propria. Per questa parte vi serviranno dei pennelli di varie dimensioni, un piatto in cui mischiare i colori e dell'acqua per diluire le vernici. E naturalmente le vernici, io qua userò dei colori acrilici, sono gli stessi colori che utilizzo per dipingere le miniature, in questo modo ci sarà anche un legame di tonalità tra le mie miniature e l'elemento scenico che sto realizzando per le stesse miniature. Avranno gli stessi colori con gli stessi toni. Scuotete sempre prima i colori, prima di utilizzarli, in modo che se per caso si fosse creato del fondo, il colore si mescoli bene. Per prima cosa bisognerà dare una mano di nero a tutto quello che dovrà diventare poi la superficie metallica, quindi tutta la parte interna della nostra struttura. Ma per fare un lavoro più coprente ho preferito dare poi due mani di vernice più diluita. Anche il piccolo bordino rialzato in cima verrà dipinto di nero per fare uno stacco con il muro che dovrà invece rimanere grigio. Dato che un colore grigio uniforme ovunque non mi sembrava neanche del tutto realistico, ho poi mischiato bianco con nero per creare un grigio di tonalità un attimo diversa da dare al muro. Fate attenzione a lavare bene il pennello se dovete fare una cosa del genere, perché sennò rischiate di macchiare il bianco nella botticina e fondamentalmente buttate via un colore. Anche i piccoli scudini sulle colonne sono stati dipinti con una base di bianco. Non so ancora di che colore li farò, però sicuramente saranno dei colori brillanti e quindi la base bianca servirà a farli rialzare. Tutte le parti del muro invece sono state dipinte con questa nuova tonalità del grigio, che infatti stacca con quella della bomboletta e fa sembrare che il muro non sia costruito con gli stessi materiali di cui sono fatte le pietre, fondamentalmente.
tutta la parte delle scale, del colonnato e della camminatoia è stata poi passata con due mani a pennello secco, una di grigio canna di fucile e una di argento per far risaltare i dettagli. Essendo una superficie già di per sé molto texturizzata, fatta a pennello secco risalta molto di più. Ora, non necessariamente voi conoscete i nomi di tutte le tecniche utilizzate, però non ho intenzione di dilungarmi troppo in questo video, anche perché ci sono un sacco di canali di YouTube che vi spiegano per bene come si dipinge, quali sono le tecniche di pittura. Se guardate tra i miei canali correlati trovate il canale di Franz Vivo, che sicuramente è un pittore molto migliore di me e sicuramente queste cose ve le può spiegare meglio di quelle che ve le spiego io. Quindi per ulteriori riferimenti vi rimando a lui. Io in questo video voglio dare solo un'infarinatura generale di come gestire la costruzione di un elemento scenico da zero fino alla fine. Una volta finiti di dare i colori di base, cominciamo a dare qualche tocco di luce. Ora, per gli scudi esterni ho deciso di usare il giallo ocra, che è una tonalità che inaspettatamente sta molto bene in contrasto con i toni del grigio. Aumenta la luminosità, ma non eccessivamente, non è un giallo acceso, è comunque un tono smorzato, che per un elemento scenico va bene. Come ho già detto, gli elementi scenici devono essere belli a vedersi, ma non devono coprire le miniature, devono servire a esaltare la bellezza delle miniature. Se avete elementi scenici che sono poi migliori delle miniature che vengono schierate sopra, ottenete l'effetto bruttissimo di far sembrare il gioco ancora più finto di quello che è. Ho dovuto dare più mani di giallo ocra perché non è un colore più di tanto coprente, soprattutto su un tono scuro come il grigio che c'è sotto. Diciamo che oramai comincia a prendere la sua forma definitiva, ancora poco e avremo finito. Fatemi sapere se questa serie vi sta piacendo, perché sono ancora abbastanza nel dubbio. Comunque, se il video vi è piaciuto lasciate un like e scrivete un commento che aiuta a crescere il canale. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo al prossimo video.